L'annuale manifestazione nazionale per la vita, che ha visto sfilare migliaia di persone per le vie di Roma, si è svolta con una marcia da Piazza della Repubblica fino ai Fori Imperiali, con l'obiettivo di far sentire la propria voce e difendere il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale. C'è un popolo della vita, c'è una maggioranza di italiani, sentite, che è pronta a metterci la faccia per difendere la vita dal concepimento fino alla morte naturale. Quello che noi chiediamo è che venga riconosciuto il diritto dei bimbi nella pancia della mamma a nascere. Questo chiediamo e speriamo che questo governo possa impegnarsi per politiche per rimuovere tutti quegli ostacoli che portano le donne ad abortire, sostenerle in questa scelta affinché scelgano la vita, come è il titolo della nostra manifestazione. Alla luce dell'inverno demografico e non solo, fondamentale diventa accogliere la vita dando così un'iniezione di speranza. Accogliere la vita oggi è urgente, visto l'inverno demografico. È giusto perché non può esistere una società che sia veramente inclusiva se non garantisce il diritto alla vita di tutti. E poi perché è bello accogliere la vita? Allora vogliamo testimoniare, ci sono mamme, papà, nonni, figli, nipoti, zii che vogliono testimoniare che accogliere la vita, chi accoglie la vita vince sempre, che accogliere la vita è un'iniezione di speranza. Oggi in cui tantissimo facciamo fatica a fare figli perché manca la speranza, vogliamo ridire e restituire questa speranza. Questo è il popolo della speranza. È stato raccontato questo popolo della vita negli ultimi tempi in maniera veramente feroce e noi vogliamo fare un po' di realtà. A ribadire e bocciare totalmente la linea dell'utero in affitto è stato Massimo Gandolfini, portavoce di Scegliamo la Vita. Indipendentemente che la coppia committente sia omo o eterosessuale, questo non conta nulla. È il principio dell'utero in affitto che deve essere condannato. Quindi favorevoli all'ipotetico inasprimento delle pene e l'innalzamento delle multe. Soprattutto l'innalzamento delle multe, noi non siamo per le carcerazioni, però insomma che si abbia chiaro che quello che si sta facendo è umanamente e concettualmente inaccettabile e quindi un divieto, come ci sono tanti divieti nella nostra società, in questo senso, dove sono in gioco, ripeto, non il senso unico di una strada, un semaforo rosso o un semaforo verde, sono in gioco due vite, il bambino e la mamma, credo che un divieto e una sanzione potrebbero essere utili.